Culturale internazionale dedicata ai fan della Stazione Spaziale Internazionale, dove pubblichiamo un po' di novità su quando si può vedere, sulle attività radio, dopo vi dico un pochino meglio. Allora, oggi volevo però parlare con voi non tanto della Stazione Spaziale, della quale magari parleremo un'altra volta, ma del pianeta Terra. Come visto dai satelliti, per esempio, della costellazione dell'ESA, una fragile bellezza e vita da costruire. C'è una forte componente, se vogliamo, ecologica, di sfruttamento delle risorse naturali. E poi l'atmosfera, che rispetto alle dimensioni della Terra è molto sottile, questo strato è proprio sottile, sottile. Marte. L'esplorazione di Marte è soltanto all'inizio, probabilmente l'uomo arriverà su Marte più avanti, comunque al momento la vita non è conosciuta perché sugli altri pianeti non c'è l'atmosfera, non c'è un'atmosfera respirabile con ossigeno e azoto nella giusta percentuale. Invece, tornando a cose più, diciamo, giocattoloni, a nostra disposizione ci sono delle app, ci sono per Android ma anche per iOS, che ci permettono di vedere la Terra come la vedono dalla Stazione Spaziale Internazionale e poi di scattare delle foto. Semplicemente col tastino del nostro cellulare ci salviamo e scattiamo la foto. Questa è una di quelle che ho fatto io. Io mi diverto molto a vedere passare la Stazione Spaziale e nel contempo a vedere come vedono loro noi. Quindi vedo come loro vedono Milano dall'alto, intanto la vedo passare, se poi ho la radio accesa e c'è un collegamento, oppure è attiva la telemetria, oppure stanno parlando usandola come ripetitore, per me è il massimo. Tutti gli strumenti utili a tracciare la stazione spaziale, a sapere quando passa, ci sono poi anche dei software, quindi trovate l'elenco delle app, i software e tutto, e poi c'è quest'altro strumento che è un bellissimo giocattolone che vi fa vedere che satelliti passeranno sopra la vostra località, ma ve ne dà una visione integrata con Google Street View. Quindi voi vedete casa vostra, oppure il vostro luogo del cuore, e i satelliti che passano nelle ore successive. Ha una grafica molto bella. E Vittorino, in conclusione, ha inserito queste immagini, che sono immagini che riceve lui dal satellite meteo. Quindi lui con le sue antenne, con i suoi apparati, è in grado di ricevere queste immagini. Poi l'analisi è sicuramente è complessa, ma i previsori meteo utilizzano le immagini dei satelliti. Per un radioamatore è bellissimo, insomma, riceverle di prima mano. Naturalmente sono dati accessibili, ma ricevere con la nostra apparecchiatura, con la nostra antenna da casa, sul nostro computer, è qualcosa di super. E va bene, per me, io vi ringrazio per l'attenzione, siete stati studenti meravigliosi. Grazie.
qualche domanda sulla base spaziale internazionale? Mi ricordo Filippo che chiedevi, ma tra 2 anni qual era la tua domanda? Filippo chiede se è vero che la stazione spaziale verrà dismessa tra un paio d'anni. Allora, la stazione è stata certificata per essere ancora in funzione almeno fino al 26, pardon. Ho filmato con 2026. Prima questa data è stata man mano allungata. Perché insomma è un oggetto che è stato lanciato in orbita ormai da parecchio tempo e quindi mano a mano viene anche verificata. Certamente verrà riconvertita a un utilizzo diverso, non si sa ancora bene. Perché? Questo perché gli astronauti, quindi la ricerca, si sposterà su una base intorno alla Luna. Da Cislunare, il Cislunare Gateway, che dovrebbe, i primi moduli dovrebbero essere lanciati nel 2024. Il progetto è di fare un anello, una stazione spaziale in orbita intorno alla Luna e poi da lì gli astronauti in un attimo, tra virgolette, possono atterrare sulla Luna, studiare, prelevare campioni e riportarli sulla stazione. Quindi c'è quel progetto per la parte scientifica. Probabilmente la stazione spaziale al momento non lo sa nessuno, ma nel senso non sappiamo ancora con certezza che cosa ne sarà. Potrebbe essere anche convertita ad uso privato. Quindi, non so, ricerca privata o anche turismo potrebbe avere un destino di questo tipo. E poi un brutto giorno, naturalmente, come è successo già con la Mir, prima o poi sicuramente dovrà essere orbitata, perché invecchierà e niente eterno, e quindi arriverà il giorno in cui pezzo per pezzo verrà orbitata. Io quel giorno piangerò, però vabbè, ci sarà già la base cislunare. Va bene, grazie, mi sono allungata. Ci sono altre curiosità, poi se volete io, se la vostra scuola ha piacere, vengo anche appositamente un giorno a parlare solo della stazione, quindi non scappo, ci sono sempre, tramite la Rivenezia e poi con la radio delle scuole 4.0 c'è sempre il modo di restare in contatto.